Sono con noi Beatrice Lorenzin, che come sapete è ministro della salute del governo in carica ed è anche leader di lista civica popolare ed è candidata a Modena, non proprio casa sua, ci sono state molte polemiche su questo, ma ci arriveremo. E invece dall'altra parte Barbara Letti, senatrice uscente del Movimento 5 Stelle, che affronterà nella sua Puglia due pesi massimi come Massimo D'Alema e Teresa Bellanova. Va bene, sarà una bella sfida, la seguiremo. Domanda a bruciapelo, tutte e due. Siete pronte per un bel governo di larghe intese che ieri da Londra anche Di Maio ha in qualche modo promosso? Ma non mi sembra di essere pronta per un governo di larghe intese col Movimento 5 Stelle. No. La vedo veramente difficile. La vede difficile. Lei, perché Di Maio ha fatto il solito distinguo che lui fa. Però la cosa che mi ha colpito, glielo voglio dire, è che nel resto del mondo quella roba lì si chiama grande coalizione. Andiamo lì, mettiamo il nostro programma, se ci danno i voti, invece voi come se non voleste pronunciarla questa parola. Ma perché non si tratta di una grande coalizione in cui poi ci si divide anche le poltrone? Non è questo. Noi presenteremo la nostra squadra di governo che, come ha detto più volte Luigi Di Maio, sarà patrimonio del Paese, cioè sono delle persone di indiscussa competenza e autorevolezza, e poi chiederemo, in base a dei punti del programma, al resto del Parlamento chi vorrà seguirlo e fare il bene del Paese, senza stare lì a litigare su chi ha più ministeri, meno ministeri, sottosegretari. Non è un gioco questo, ma noi vorremmo veramente parlare di temi, di merito e di programma per il nostro Paese. Secondo lei si chiama grande coalizione fuori dall'Italia questa cosa? Ma questa, fuori dall'Italia si chiama grande coalizione, ma soprattutto, voglio dire, un governo deve trovare i numeri e quindi dovranno trovare chi li sostiene. Secondo me chi li sostiene già ce l'hanno, che è la Lega Nord. Questa è la sua previsione. Io sono convinta di questo, sono convinta perché Guarda, noi abbiamo su moltissime questioni in Parlamento, c'è stato un grande dibattito, anche se è passato un po' sotterraneo nei mesi scorsi, su quella che era la questa cosa per caso l'ha spiegata a Berlusconi, che detesta 5 Stelle a quanto pare ed è alleato della Lega Nord. Ma secondo me Berlusconi ha fatto un grande errore a fare questa alleanza. La coalizione di centrodestra è una coalizione che non ha senso, perché hanno dei programmi totalmente incompatibili tra di loro, e soprattutto la Lega è di ispirazione lepenista, estremista, si sposa benissimo con le posizioni culturali espresse dal Movimento 5 Stelle, non ha nulla a che fare con un governo di responsabilità o legato a un mondo, diciamo, più moderato che rappresenta l'Italia. Allora, chiaro, sentiamo la risposta su questo di Barbara Letti. Guardi, queste sono che si fanno in merito alla vecchia politica. Noi qui governi responsabilità non ne vediamo da un bel po' di anni. Per cui quello che invece noi andremo davvero a presentare è una squadra che avrà degli obiettivi ben precisi, che noi dichiareremo, come stiamo già facendo in questi giorni, espressamente agli italiani. Noi non andremo a fare un governo che nasce con la destra, nasce con Berlusconi, poi si spezzetta per andare a fare poi un programma che nessuno aveva eletto nel 2013. Tutte le persone in campo, tutte le forze in campo che erano nel 2013, nessuno di queste ha portato avanti quello che aveva promesso nel 2013. Con noi questo non potrà accadere, non è una grande intesa, è inutile che ci giriamo intorno, è molto e profondamente diverso quello che noi stiamo allora, proponendo. Proviamo a fare una cosa, andiamo sui temi concreti, perché quello però poi ci aiuta a chiarire. Io credo che questo sia totalmente in contraddizione col fatto che il Movimento 5 Stelle ha sostenuto una legge elettorale come questa, che è una legge tipicamente proporzionale. E noi abbiamo sostenuto questa legge elettorale. Voi l'avete fatta assolutamente approvare. Quindi è un po' voi confusa, avete, ma io non sono minimamente confusa. Molto confusa, perché guardi, noi abbiamo fatto anche due manifestazioni di piazza per opporci a questa legge che ha fortemente voluto il Partito Democratico, quindi la sua coalizione. Voi avete voluto una e legge porta il nome, mi scusi, questa legge porta il nome di un esponente del Partito Democratico. Rosatello. È stata votata da Berlusconi e dalla Lega. Noi siamo stati gli unici a non votare e a chiedere anche una manifestazione di piazza. Ora, quando non si hanno argomenti, non si è in grado di entrare nel merito. Posso dire una cosa? Sì, la ministra, ma mi scusi, mi perdoni. Io vorrei davvero, ripristinare la verità. Perché se ognuno dica una disputa politica, invece i cittadini vogliono capire sulle cose preoccupanti dei vaccini. Anche il commissario europeo, visto che ha detto che il calo è colpa di una certa cultura Novax che sta dilagando. Voi vi sentite chiamati in causa? I Novax hanno trovato spazio dentro i 5 Stelle? Assolutamente no.
Noi per l'ennesima volta mi ritrovo qui a spiegare la posizione del Movimento 5 Stelle, che è prettamente di metodo e non di merito. Il metodo dell'obbligo, a nostro avviso, non funziona. Non funziona perché ci sono diversi studi che rilevano che addirittura nel Nord Europa, senza che ci sia alcun obbligo, c'è quasi il 95% di vaccinazione, perché c'è un accompagnamento da parte dei medici, quali si ritrovano l'informazione però, conta, i quali si lei. Ritrovano però non in strutture fatiscenti e con il tempo giusto per poter accompagnare i genitori ad una scelta consapevole. In questo modo si può arrivare invece a una vaccinazione, come si dice, di gregge. Ora però, io ritengo che tutta questa polemica sia sorta per l'approssimazione proprio del ministro, perché emanare un decreto, che quindi per chi non è molto solito parlare di queste cose, significa emanare una legge che risponde a requisiti di necessità ed urgenza, con 12 vaccini obbligatori. Poi dopo 15 giorni tornare indietro e renderne 10 significa che non ha idea di quello che effettivamente serve al Paese. Quando si sente un ministro dire che ci sono state diverse centinaia di morti in un determinato paese per il morbillo, e non è vero, questo invece crea il sospetto e il dubbio nel paziente, che può creare quella sfiducia tale da non rendere serena la vaccinazione. Allora, quindi è una questione strettamente di metodo. Un'altra cosa, perché il ministro che è stato al governo per 5 anni e ha retto il Ministero per ben 5 anni, un'intera legislatura, a mio avviso concentrare la discussione sulla sanità solo sui vaccini è un'arma di distrazione sul disastro che avete provocato, okay. Sui tagli che ci sono stati nella sanità, prima parte, perché che lei ha fatto ledono due critiche veramente importanti. Il diritto alla la prima sanità. Critica ha fatto disordine, perché alla fine ha dato Guardi, segnali sbagliati. Le posizioni sbagliati. Dell'Alessi sono le posizioni del Movimento 5 Stelle e dei movimenti Novax, sono esattamente identiche. Si sposano in due fasi. La prima fase è quella più aperta, i vaccini fanno male, i monocomponenti, non la vaccinazione sì, la vaccinazione no. Invito l'onorevole a riascoltarsi il dibattito al Senato, io l'ho ascoltato molto attentamente, certo. Le dichiarazioni farneticanti delle sue colleghe e dei suoi colleghi, e quindi noi abbiamo esattamente una posizione no-vax. Poi c'è la posizione furba, che è quella sull'informazione, no? Ci deve essere più informazione, vengono presi parametri, esempi che non stanno né in cielo né in terra. Lei, la mamma, non pensa che sia giusto che ci sia più informazione non per i genitori? Non solo penso che ci sia, sia giusto, noi abbiamo fatto il piano nazionale vaccini approvato ed è legge, in cui tutta una grandissima parte è dedicata all'informazione, al coinvolgimento dei pediatri, al coinvolgimento dei medici di medicina generale, all'informazione fatta nelle ASL, alle campagne fatte nelle regioni, ma noi ci siamo Io mi sono resa conto a un certo punto che tutto questo lavoro purtroppo non riusciva a entrare rispetto all'emergenza. Il Movimento 5 Stelle continua a parlare della competenza al governo. Vede, quando si governa a un certo punto ci si assumono le responsabilità. E io mi sono assunta una responsabilità pesantissima facendo un decreto che aveva un obiettivo, quello di mettere in sicurezza i nostri bambini e gli adulti. Io inviterei la senatrice e gli altri suoi colleghi andare in giro per gli ospedali e a vedere quel 40% di persone che sono state ricoverate in rianimazione intensiva e in altri reparti ammalati di morbillo con delle conseguenze gravissime, chi ha rischiato di diventare cieco, chi ha avuto delle conseguenze polmonari che si porterà avanti per tutta la vita. Queste sono queste malattie. Ieri, mi sembra, non so se ieri o l'altro ieri, il Movimento 5 Stelle ha fatto approvare una mozione in Campidoglio in cui cercano di andare oltre, quindi di aggirare la deroga del 10 di marzo per la presentazione delle certificazioni. Questa cosa, che è un atto politico fatto da chi governa la capitale d'Italia, va accanto a tutte le dichiarazioni fatte sui social in questi mesi dalle reti di avvocati che sostengono i movimenti no-vax, che continuano a ribadire che avrebbero trovato gli escamotage per fare in modo che i comuni a loro vicini facessero saltare la misura. Questa Lezzi, è responsabilità però, di governo. A prescindere da uno come la pensa, non siete convinti, come lo sono io, che questa è una materia da
estrapolare dalla campagna elettorale sulla salute delle persone. Io sono assolutamente, non si può fare polemica elettorale. Sono assolutamente d'accordo con lei, tant'è che io inviterei per l'ennesima volta la Ministro a non dire bugia, perché è veramente molto poco serio, perché sarebbe invece stato molto più responsabile da parte del Ministro ascoltare davvero gli interventi delle mie colleghe in aula e magari se avesse speso qualche minuto del suo preziosissimo tempo a leggere anche la nostra proposta di legge, avrebbe visto che noi riteniamo invece obbligatorio quello per il morbillo, proprio perché c'era una fase emergenziale. Così come avevamo indicato una delega al governo e quindi al Ministero della Salute di intervenire già prima che arrivasse l'epidemia. E lei non è intervenuta prima. E questo è. Questo è stato veramente molto grave da parte sua, perché lei era da 5 anni e ha aspettato che partisse l'epidemia prima di intervenire. E questo è stato irresponsabile, le ripeto, l'approssimazione nel parlare. No, è certo, posso dire una cosa? È un'accusa grave perché... No, no, mi scusi, però mi faccia finire. Io alzo le mani di fronte ai fatti. Certo, il ministro che cosa ha detto? Che era in corso un'epidemia, ci sono 4.000 malati, era necessario intervenire prima. Allora, nel momento in cui invece si interviene ad epidemia già avviata e si interviene anziché in una maniera mirata, così come si doveva fare con il morbillo, ma con 12, che poi si riduce a 10, okay, no, mettendo... Allora, bisogna essere seri. Voglio che risponda a questa cosa. E io invito, mi scusi, su Senato Web TV, in rete si trovano tutti gli interventi ognuno dei miei colleghi. Ognuno può andare a controllare. Fortunatamente siete ben in grado di vedere l'opinione. La credibilità dove sta. Molto chiaramente. Noi abbiamo fatto campagne per la vaccinazione sulla trivalente e sul morbillo per anni e io stessa sono andata in televisione più volte quando c'era, si ricorda, la crisi sulla meningite, sono andata in tutte le trasmissioni televisive dicendo abbiamo un tema meningite, ma attenzione, vaccinate per la trivalente, vaccinate per il morbillo, è una malattia pericolosissima. Noi abbiamo come Italia l'action plan dell'OMS di eradicare il morbillo, quindi i pediatri, i centri vaccinali, le ASL, stanno lavorando da anni, ma quando poi ci troviamo che vengono invitati in Parlamento personaggi come Wakefield per la presentazione di film Novax, quando ci troviamo che in tutte le dichiarazioni fatte dal Movimento 5 Stelle in vario modo, perché poi loro hanno un diverso tono, c'è chi ha un tono più moderato e chi ha un tono più acceso, ma quello che rimane poi è che le posizioni che loro hanno presentato in tutti i dibattiti in Parlamento, in tutte le dichiarazioni, sono esattamente le posizioni del movimento Novax e ha fatto la stessa identica cosa la Lega Nord di Salvini. Per questo per me hanno avuto le stesse posizioni antiscientifiche anche su Stamina. Quindi devo su due casi importantissimi sulla scienza in Italia, sia il Movimento 5 Stelle che la Lega hanno avuto la stessa posizione e continuano ad averla nelle amministrazioni in cui governano. Ma e continuano a bombardare. Torniamo subito, ancora un po' di pazienza, torniamo subito a questo duello. Allora, durante la pubblicità il duello è proseguito, i toni sono molto alti, credo che su questa cosa appunto le differenze di opinioni sono molto forti. Io eviterei le accuse personali perché appunto si parlava di mani libere, io do per scontato che entrambi venite qui a perorare le vostre idee in totale onestà intellettuale, perché ci credete e penso che sarebbe bello che anche voi lo pensaste l'una dell'altra, perché vuol dire validare l'avversario, che è una cosa che in democrazia va sempre fatta. Volevo farvi una domanda politica, però poi insomma ci torneremo tanto sul tema dei vaccini. La domanda politica è la seguente: le liste elettorali sono state un momento molto difficile, è inutile negarlo, chi ha parlato di liste devastanti, c'è Berlusconi che addirittura si è sentito male, si è dovuto un attimo fermare, c'è Di Maio invece che ha detto esperienza esaltante. C'è solo un punto nelle vostre liste elettorali che però a me continua a non tornarmi. Perché non avete tirato fuori i numeri? Perché avete detto, giustamente, siamo gli unici che fanno una cosa là, le parlamentari. Tutto bello, ma sono passate 2 settimane. È un'altra polemica. Noi tireremo fuori questi numeri. Quello che a me interessa di più, onestamente, ma nei prossimi giorni. Io non so perché destano così tanta attenzione. Però, la complicazione sta soltanto che alcuni, come si è visto, per la questione dell'appartenenza di genere, abbiamo dovuto cambiare il numero, insomma, della posizione in lista per questa legge che il Partito Democratico ha voluto, perché si è riuscito a dire persino che l'abbiamo voluto noi. Però, purtroppo, abbiamo dovuto fare queste correzioni. Ma per il resto, guardate,
guardate, la cosa più interessante sarebbe parlare, io prima o poi vorrò parlare con la Lorenzin di sanità, dei più di 20 miliardi di tagli che ha fatto a carico delle regioni. Io l'ho fatto. Certo, comma 680 della legge 208 del 2015. E lo chieda, si vada a fare un giro nelle liste d'attesa. Ma come si fa? Anziani che sono in ospedale. Allora, deve rispondere su questo adesso, Lorenzin, a questo punto. No, allora, guardi, mi scusi, però non ho tempo, devo farla rispondere. Perché qui, nelle menzogne, si dice soltanto del Fondo Sanitario Nazionale. Mi scusi, un attimo soltanto. È interessante dire che il resto della sanità viene finanziato dalle regioni a cui hanno tagliato 20 miliardi. Allora, 20 miliardi. Dal 2000... Questa è l'accusa, mi dispiace, cioè, la parola di lista. Allora, io gliel'ho portato perché lei non lo sa, così lo legge. C'è un sacco di cose che lo legge. So. Allora, vorrei dire quello che so. Sforerò un attimo. Vorrei dire quello che so. Io sono diventata ministro nel 2013, il fondo sanitario era 107 miliardi, oggi il fondo sanitario nazionale è a 113. Questi sono i numeri. Ma vorrei anche dare un'altra risposta. Risposta alla senatrice Lezzi. La Sara Cugnal, candidata a Movimento 5 Stelle in Parlamento in Posto Sicuro, ha dichiarato su Facebook che i vaccini sono un genocidio gratuito. L'onorevole Taverna, in una trasmissione proprio qua, ha detto pochi giorni fa che c'è una sentenza, che non è vero, che fa una correlazione, che quindi dice che il vaccino del morbillo fa avvenire l'autismo. Allora, queste sono le cose. Poi, se vuole, noi possiamo parlare. Scusi, i 20 miliardi di tagli. Che sanitario, che io stessa devo andare in pubblicità, mi stanno sfumando, vi rinvito perché siete due donne molto combattive, purtroppo il tempo è finito, ha risposto a Lorenzin, ci lasci le carte. Nina Altegi, scusatemi.